Ah, un po' di relax. Oh, sai cosa vorrei però qua? Un attore che è stato sul set con Adam Driver, Lady Gaga e diretto da Ridley Scott, però... Aspetta, Filippo De Carli! Eccolo, assurdo! Filippo De... proprio stavo pensando a un attore che è stato su un set con Lady Gaga, Adam Driver, mettiamoci anche Camille Cotin che mi piace molto. Io sono innamorato. E direi però diretto da Ridley Scott, non so se... Beh, direi che sì, diretto da Ridley Scott. Però Filippo De, raccontaci di quella volta che sul set di House of Gucci ti sei trovato con questa banda di... Cioè praticamente è Champions League. È Champions League, cioè, ma di alti livelli, stiamo parlando. Cioè siamo quasi all'intercontinentale anche. Siamo come cosa, all'intercontinentale, assolutamente. E, beh, è stata l'esperienza credo più bella e densa della mia vita. E anche se è durata poco. Ma lì cosa poi? Quando c'hai davanti le diga dici? All'inizio mi sono cagato sotto, se si può dire. Si può dire, sì, ok. Sì. Dopodiché mi sono detto, Filippo, sei qua. Sei stato scelto da Ridley Scott, esatto. Vuol dire che sai fare. Hai fatto tutta sta strada, sei arrivato fin qui. Sei in ballo, balliamo. E quindi ho deciso di mettere il mio. È stato accettato e è piaciuto tanto. E cosa ha detto? Di cosa ha detto Ridley Scott? Insomma, Ridley Scott dopo questo rehearsal, quindi questa prova girata. Senti come ha detto rehearsal. Rehearsal, così. Yeah, that's American. L'ha buttato, you know? Lì, yeah, così. Just perché... like this. È arrivato correndo senza mascherina con la moglie che è la produttrice che lo rincorreva. Ridley the mask, perché comunque ha una certa età, c'è il Covid. Mi ha guardato e mi ha detto, thank you Filippo, it was priceless, do it again. Moglie Giannina Faccio. Sì. Sempre lei, grandissima. Thank you. E tu te lo sei registrato? Io l'ho registrato e ho vissuto. Capito? Con Ridley Scott, dunque, Blade Runner, Thelma e Louise, potresti duellanti. Sì, parlando, ma guarda, già con Blade Runner abbiamo sempre. Esatto. Con il Gladiatore che è un film. Cioè, quindi tu puoi dire cosa hanno in comune Harrison Ford e Filippo De Carli? Ridley Scott. No, questo mi sembra un po' azzardato. Vabbè, però, insomma, dai. Però è bello. Molto bene, sì, assolutamente sì. E soprattutto la differenza tra un set italiano e un set internazionale come quello è grande. Nulla da togliere ai set italiani. No, certo, per niente da togliere, assolutamente. Era anche lì, Paris Saint Germain e Torino, Forza Toro. Grande sempre. Toro, assolutamente. Però, di qualcosa a Juric. Ce la facciamo, qualcosa. Non voglio comunicare. Dai, secondo me Juric può arrivare dove altri non sono arrivati, speriamo. Potrebbe, speriamo. Siamo in attesa. Eh sì, perché comunque poi con gli ultimi tre acquisti fatti a fine del calciomercato. Vabbè, sì. Ma tu vai anche allo stadio quando puoi? No, assolutamente no. Io ho una grande passione perché c'è un grande cuore passato. Granata. Io sono nostalgico. Ok. Vabbè, il presente tendo a viverlo nel passato, che è una cosa un po' particolare. Bellissimo. E quindi il Torino mi piace perché c'è un grande passato e c'è un grande orgoglio granata. Sì, sì, okay. Sì, è vero, è bellissima questa cosa. Però il calcio non è proprio una cosa che mi piace così tanto. È più... Senti, ma a proposito di passato, chi è il tuo attore preferito invece, il tuo riferimento? Allora, a periodi va, però in questo momento penso che Philip Seymour Hoffman, che ci ha lasciati purtroppo presto. E che era stato qui alla Mostra di Venezia, era stato la Coppa Volpi per The Master. Assolutamente sì, e io penso che lui è un attore, è stato un attore incredibile. In questo momento, in questo periodo della mia vita, sono molto affezionato al film My Love Radio Rock, in realtà. Wow, bellissimo. Con Reese Ifans, e cos'è Reese Ifans in quello? E chi fa? Fa il... lui fa il DJ pazzo con le cuffie, è come no? Se, non mi ricordo il nome. Cioè il Conte, no, che cosa? Ah, no, di Philip Seymour Hoffman, dici? Lui fa il Conte, esatto, assolutamente. No, fa? Non mi ricordo il nome. Vabbè, è il figo. È il figo della barca. Esatto, che fa quei monologhi bellissimi. Il figo della boat, che parla Mi è capitato di rivederlo poco fa. Okay. E quel film lì alimenta ancora di più il rimpianto, però, perché... era un attore capace di fare Sino che New York, quello di Kaufman, che era un film cerebralissimo, certo. E poi quello che era proprio una commedia, no? Beh, però anche un gigante, peccato che veramente sia andata così. Senti, l'altro progetto invece? L'altro progetto è una serie originale Netflix, e si chiama Guida Astrologica per Cuori Infranti. È tratto da un romanzo che è stato premio Strega nel 2015, scritto da Silvia Zucca, ed è verte sui segni zodiacali. In realtà ogni puntata ha un segno zodiacale e in realtà alla fine di tutto fa capire come
l'astrologia e i segni zodiacali sì, hanno in qualche modo un cioè ci condizionano, ma non sono essenziali. No, anzi. Io e questa è carina, è una commedia in realtà, è molto simpatica. Poi al momento sono impegnato sul set, molto figo in realtà. E puoi dirlo o no? Sì, sì. Sì, certo, War, La guerra desiderata, il nuovo film di Gianni Zanasi, al quale io sono affezionatissimo, sì, perché Gianni mi Zanasi ha lanciato nella felicità un sistema complesso, sì, come no. Al fianco di Mastandrea, e è un'esperienza incredibile. Lui è il regista, è matto, ma è un matto bellissimo e io lo amo. Che posso dire una cosa? Posso dire? Me la fai? Certo, dimmi. Ogni tanto passa Jimmy Page, mi sente così. Gianni Zanasi, se fosse americano, sarebbe un autore indipendente dei Manhattan, sì, no, amato, citato, così. È in italiano, quindi c'è sempre questa cosa che siamo troppo che, italiani. Sì, no? Poi non farò nomi, non dirò, però sono completamente d'accordo con te, purtroppo. No, però Scott Hayes, lo conosci Scott Hayes, grande attore? Purtroppo, è lui? Scott Hayes, certo. We love you, man. Thanks, man. Scott Hayes è un grandissimo attore, tra l'altro è stato un film di James Franco un paio d'anni fa con Venezia, bellissimo, okay, c'è una faccia pazzesca, okay, andate a rivedervelo. Tratto da un libro, adesso mi ricordo qual è il titolo, ma tu stavi finendo la cosa, dicevi no, Gianni Zanasi, no, che dicevamo, che sarebbe un autore, no, una sorta di Tom, sì, Dicillo, di Jim Jarmusch. Anche se Jim Jarmusch potrebbe essere, simile, tra l'altro un regista che amo. Ma tu però, scusa, sei un po' il Louis Garrel italiano. Magari, ma che... Però cioè, dai, sei a faccia. Succede che mi dicano, tu ci assomigli molto. E tu hai detto, io dico, ragazzi, è lui, però è lui. E tu dici, pas compris? Filippo De Carli? Filippo De Carli. Filippo De Carli, l'ultima domanda. Questa sera ti chiamano? Sì. Sei in bagno, ti suona il telefono, dici, sì, prepara la valigia. In bagno, la doccia, la no, cacca, ti fai la barba, perché hai deciso che di non essere più Louis Garrel italiano. Ok. E ci domani che devi raccordo partire, del film, esatto, su un'isola deserta, da solo, e in valigia puoi mettere un solo film. Quanti secondi ho per pensare? Io penso di averlo detto. I Love Radio Rock rimane veramente... Poi sull'isola deserta, ragazzi, cioè... volume a livelli criminali. Io non sto scherzando, ogni volta che mi vedo I Love Radio Rock c'ho la pelle d'oca, è incredibile. Quindi penso che sia questo il film che... I Love Radio Rock, musica a palla, noci di cocco ovunque. Assolutamente sì, e nudo, nudismo puro, tanto sono da solo, tanto che mi frega. Ecco, così. Filippo De Carli all'Hot Corner, grazie mille. Grazie a voi.